scrina, mano a fondorina, di e mia, orinarina, e mia ballerina, orinarina, passa e sostina. Secondo atto della due giorni ciclistica di Monsumano Terme, sempre due giorni di gare riservate alla categoria juniores organizzate dalla polisportiva monsumanese e sempre Monsumano Terme teatro della competizione. In questa giornata si vanno a ricordare due figure importanti per la società: Marino Romani, storico presidente della polisportiva monsumanese, e Luigi Scrima, padre della vicepresidente della società Antonella, nonché nonno di Alessio Gradassi, uno dei direttori sportivi della società organizzatrice. Ecco qui il momento in cui vengono depositati i fiori, prima sulla tomba di Luigi Scrima e poi anche un ricordo alla tomba di Marino Romani, con una rappresentanza della società organizzatrice della polisportiva monsumanese. Siamo alla seconda edizione di questi due memorial. Già lo scorso anno con la gara vennero ricordate queste due figure e onorate la loro memoria. Quest'anno è stata abbinata alla gara che abbiamo appena visto abbiamo appena raccontato, e questo appunto il secondo atto. Ovviamente è presente anche la signora Anna, moglie di Marino, insieme alla figlia Katia, e ovviamente è presente anche Alessio Giusfredi, il presidente della polisportiva monsumanese. Anche per quanto riguarda la gara della domenica, il ritrovo ovviamente in Piazza Giusti, 103 gli atleti che prenderanno il via. Ha aperto ovviamente le iscrizioni la società di casa, la polisportiva monsumanese, poi la Valdarno, il team Coratti, il team Franco Ballerini, la Fosco Bessi, l'Italia Nuova Borgo Panigale, la Nia Nizzoli Almo, la Mamma e Papà Fanini, la Seanese, il Velo Club Empoli, lo Stabia Ciclismo, il team Pieri, il Veloce Club Pradaccio e la Valler Bike. Queste le società che daranno vita a questa gara, con il percorso che va a cambiare ovviamente rispetto alle 24 ore precedenti, sicuramente un pochino più impegnativo. Sarà un circuito da ripetersi per quattro volte. Intanto Piccoli Lenzi crescono, l'altro direttore sportivo della monsumanese, Davide Lenzi, con i figli. Prima di partire e prima di ricordarvi il percorso, un momento importante, perché è stato osservato un minuto di raccoglimento alla memoria di Stefano Germelli poco prima di partire. E qui apriamo una piccola parentesi per ricordare Stefano, fratello di Piero. Chi vi parla spesso ha avuto Stefano sul palco, che faceva un po' da tramite tra la radio, quando a volte non si sentiva il segnale, quindi lui prendeva il suo telefono e chiamava il fratello, chiamava chi era in corsa per raggiornarci sullo svolgimento della gara. Proprio nelle prime ore di domenica è venuto a mancare. Questa notizia ci ha colti tutto, la maggior parte parecchio di sorpresa, quindi un minuto di silenzio sicuramente doveroso per Stefano. Partita ufficialmente la gara. Dicevamo, il percorso è un circuito da ripetere quattro volte attraverso Monsumano Terme, Pieve Annevole, la salita verso Vico a Montecatini, quindi Serravalle Pistoiese, Pieve Annevole e poi Monsumano Terme, dopo essere ripassati verso via delle Cantarelle e il passaggio da Piazza Giusti appunto di Monsumano Terme. Vari traguardi intermedi messi a disposizione dalla famiglia di Luigi Scrima, perché è presente il Gran Premio della Montagna, che ogni volta che verrà transitato dal Vico sarà preso il primo, il secondo e il terzo, il Gran Premio della Montagna a punteggio. E poi c'è anche il traguardo volante. Al primo passaggio e al terzo passaggio, quando mancheranno circa 4 km alla conclusione, e in entrambi i due traguardi intermedi verranno premiati il primo, il secondo e il terzo, quindi sicuramente un bello stimolo per dar vita a questa gara. Primo attacco di giornata, siamo circa all'ottavo
chilometro di gara ed è Matteo Borghi della Nial Nizzoli che prova ad allungare 18 secondi il suo vantaggio su un primo contrattaccante, ovvero Jacopo Nicolucci della Mamma e Papà Fanini. Questo è il gruppo dove procedono appaiati gli atleti del team Franco Ballerini e della Polisportiva Monsumanese a 45 secondi di ritardo. Ci stiamo avvicinando al primo passaggio dal Gran Premio della Montagna di Vico, quindi ovviamente dicevamo saranno presi i primi tre che transiteranno. Probabilmente il primo a transitare sarà Borghi della Nial, che lo stiamo seguendo ormai quando ci avviciniamo alla termine della salita. Per la prima volta, ricordiamo, questa salita dovrà essere affrontata per 4 volte, un po' la salita per antonomasia della zona, e quindi nonostante 2 giorni di gare, tanto pubblico che non è voluto mancare. Come al solito la zona di Montecatini Monsumano Terme si dimostra avida di ciclismo, basta ci siano 2 ruote che girano e la gente corre a prescindere. Termina la salita e si aggiudica il primo passaggio Borghi della Nial, e questo è proprio il pubblico che aspetta il passaggio al termine della salita. L'hanno riconosciuto anche Rocco Visconti insieme a Luca Scinto. Seconda posizione al Gran Premio della Montagna per l'atleta dell'Italia Nuova a Borgo Panigale, ovvero Schuintia, appunto l'atleta dell'Italia Nuova. Terza posizione per Nicolucci della Mamma e Papà Fanini, che arriva a 1 minuto e 15 secondi, di fatto anticipa il gruppo che ha 1 minuto e 30 secondi di ritardo dall'atleta solitario al comando. Gruppo ancora ovviamente decisamente numeroso. Questo è il primo passaggio da Vico. Terminata la discesa, ancora continua la sua azione Borghi, l'atleta dell'Italia Nuova, tutto solo. Forse sperava che qualcuno potesse dar lui man forte, potesse trovare un po' di aiuto. Si volta per capire com'è la situazione alle sue spalle. Anche quest'oggi, anche in questa seconda giornata, l'informazione in corsa è curata da Adriano Dini e da Massimo Capocchi, quindi anche in questo caso, se riusciamo a darvi delle informazioni, gran parte del merito è anche loro. Lasciamo andare l'atleta della Nial per capire la situazione alle spalle. Vi dicevamo appunto che il gruppo aveva recuperato tutti i vari contrattaccanti, il gruppo ha anche recuperato qualcosa, perché sono 43 adesso i secondi di distacco dalla testa della corsa. Una maglia del Veloclub Empoli, ma poi anche tutti gli atleti della Polisportiva Monsumanese vanno a ricucire il distacco e va a ricompattarsi la gara. Così come nelle 24 ore precedenti erano presenti 2 sponsor piuttosto importanti della Polisportiva Monsumanese, De Simone e Liberatore, la squadra organizzatrice ha ricevuto in questa giornata la visita di un altro sponsor, e uno sponsor che si è fatto anche un po' di strada per volersi gustare questa gara, perché era presente Francesco Prato, il proprietario della Aluterm, insieme all'amministratore delegato della stessa società Raffaella Citarella, che da Bologna praticamente sono venuti fino a Monsumano Terme per seguire la gara. Anche loro erano a bordo di una macchina dell'organizzazione, così come Simona De Caro, il primo cittadino di Monsumano Terme, si è seguita anche questa gara a bordo macchina, e quindi tanto pubblico a bordo strada ma anche dentro la corsa per seguire le fasi salienti di gara. Ci stiamo avvicinando al primo passaggio dalla zona di arrivo con Borghi che sente un po' il fiato sul collo del gruppo alle sue spalle. Eccolo il passaggio dalla zona arrivo, ha esposto il cartello che indica 3 giri alla conclusione. Per onore di cronaca dobbiamo dire che tra gli starter della manifestazione di questa giornata, oltre a Antonella Scrima, vicepresidente della società organizzatrice, a Katia e Anna Romani, era presente anche Libero Roviezzo, l'assessore allo sport di Monsumano Terme, anche lui
una carica sempre molto vicina a tutte le varie iniziative ciclistiche di Monsummano Terme. Sta per iniziare per la seconda volta la salita del Vico e adesso sta provando ad allungare sulla testa della corsa Alessandro Nannini, l'atleta della Seanese Beltrami, che controlla alle sue spalle la situazione. Una decina di secondi di vantaggio di Nannini nei confronti degli immediati inseguitori, forse anche qualcosa in più, già inizia a salire la strada sotto la sua bicicletta. Eccolo qua l'atleta della Seanese Beltrami che cerca di capire la situazione, cerca magari di valutare se sia il caso di insistere nella propria azione o se magari qualcuno alle spalle sta arrivando per dar manforte all'atleta della Seanese. Eccolo qua che comunque e giustamente insiste nella sua azione. Anche in questa giornata c'è da fare un plauso all'organizzazione della Polisportiva Monsummanese perché tutti gli incroci erano coperti, tutte le zone più pericolose erano state messe in sicurezza. È stata sicuramente una settimana bella importante per la Monsummanese. Ricordiamo che è comunque una società che ha una squadra, quindi c'è da pensare anche all'aspetto de degli atleti, però sempre le stesse persone che dal gennaio a dicembre si occupano degli atleti, in questa settimana, un po' più particolare, si è dovuta occupare volentieri anche dell'organizzazione logistica della gara, quindi sottraendo tempo al lavoro e famiglie. Però possiamo dire che questi sforzi sono stati decisamente ripagati dalla riuscita della manifestazione. Il gruppo sul quale siamo tornati con la telecamera fa buona guardia, ormai ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna che sta per essere affrontato per la seconda volta. Si è sganciato un terzetto proprio in vista dello scollinamento sul Gran Premio della Montagna, maglie della Nial, della Borgo Panigale e dello Stabia Ciclismo. Saranno loro tre che andranno a giocarsi questo passaggio e sembra ad essere Ori, l'atleta dell'Italia Nuova, quello più brillante, che va a prendersi la prima posizione. Seconda posizione per l'atleta dello Stabia Ciclismo Alessio Cristalli. Terza posizione invece per il portacolori della Nial Nizzoli, Matteo Gibellini, che va ovviamente a prendere la terza posizione. E questo terzetto che si è sganciato proprio nel secondo tratto del secondo passaggio dalla salita continua nella propria azione. Sembra buono l'accordo in questo terzetto e il loro vantaggio all'ultimo rilevamento tempi è di 30 secondi nei confronti del gruppo che comunque procede compatto alle sue spalle. Siamo praticamente più o meno a metà gara. Quattro i giri totali da percorrere. Quando la corsa transiterà dalla zona arrivo sarà esposto il cartello che indica due giri alla conclusione, quindi piuttosto simmetrica la situazione e quindi siamo quasi al giro di boa. 130 i chilometri totali della gara odierna. Sicuramente, come vi dicevamo anche in occasione del commento della gara di 24 ore prima, non necessariamente le squadre e gli atleti che erano al via del sabato lo sarebbero stati anche alla domenica. Infatti, alcune squadre sono identiche, altre hanno avuto degli innesti ulteriori, alcune squadre non sono neanche presenti, mentre altre sì, rispetto alla partecipazione del giorno precedente. La formazione del team Franco Ballerini, che adesso sta facendo l'andatura e stanno un po' parlando tra sé i ragazzi per capire un po' come gestire la situazione, un po' quello che è meglio fare. 30 secondi, dicevamo, il vantaggio dei tre atleti al comando nei confronti del gruppo. Giornata abbastanza calda, anche quella di domenica, un po' di vento che ha un po' alleggerito la situazione, però sicuramente anche quest'oggi i vari massaggiatori, accompagnatori e quant'altro hanno avuto un bel da fare per quanto riguarda i vari rifornimenti. Inizia ad esserci un po' di selezione anche da dietro per comunque
comincia a farsi sentire la fatica e comincia anche a essere un po' animata la situazione. Ed eccolo qua, il primo cittadino di Mossumano Terme sulla macchina della direzione gara che si è seguita tutte e due le gare dall'inizio alla fine con un grandissimo entusiasmo. L'abbiamo già sentita in occasione della prima giornata, non credevamo sinceramente che volesse ripetere l'esperienza, e invece con tutto l'entusiasmo possibile si è voluta rendere conto di quello che voglia dire organizzare una gara, anzi due in 2 giorni. E siamo ormai in vista del passaggio dalla zona arrivo. A differenza di quanto succedeva nella giornata precedente, che si lambiva Piazza Giusti per girare poco prima sulla destra, invece in occasione di questo trofeo, Marino Romani e Luigi Scrima si passa sempre dalla zona arrivo. Ed eccolo qua il passaggio dalla zona arrivo con la nostra telecamera fissa, il servizio di cambio ruote alle spalle dei tre atleti al comando, sempre 30 secondi il vantaggio all'ultimo rilevamento. Adesso aspettiamo il passaggio dalla zona arrivo del gruppo per capire a quanto ammonti il vantaggio. C'era una fase un po' di studio sul gruppo, si stava un po' cercando di capire come gestire la situazione e a livello visivo non sembra che sia cambiata più di tanto la situazione, infatti è di 50 secondi il ritardo del gruppo dai tre atleti al comando. E vediamo se adesso il gruppo si organizzerà in qualche modo. Adesso ci sono alcuni chilometri prima dell'inizio della salita del Vico e infatti in questi chilometri il gruppo ha avuto una reazione decisa ed è andato a recuperare i tre atleti alla comando e quindi gruppo compatto quando siamo al 71esimo chilometro di gara della formazione del team Franco Ballerini che sta tenendo alto il passo. Ancora Michael Leonard in prima posizione, dicevamo in riferimento a ieri che sono alcuni giorni che è tornato dal Canada, ricordiamo Leonard era stato comunque vittima di un incidente durante l'Eroica, quella che avete visto proprio in diretta grazie alle nostre telecamere, quindi aveva anticipato di qualche giorno il rientro in Canada e quindi una volta ripresosi da questo infortunio è tornato poi a pieno regime in Toscana per difendere quello del team Franco Ballerini. Siamo appunto nel tratto di salita, continuiamo a salire, abbiamo visto praticamente il blocco del team Franco Ballerini dietro quello della polisportiva monsumanese, poi via via tutte le altre squadre. Ricordiamo appunto il Gran Premio della Montagna a punteggio e quindi verranno assegnati 5 punti al primo, 3 al secondo, 1 punto al terzo e poi stilata la classifica finale. Intanto il primo traguardo volante è già stato disputato e se lo è aggiudicato Matteo Borghi della Nihal Nizzoli Almo davanti alla coppia di casa, seconda posizione per Daniele Giovannini appunto della Monsummanese e terzo Marco Serni appunto sempre della società di casa. Al prossimo passaggio ci sarà anche il traguardo volante. Intanto si è disputato il terzo passaggio sul Gran Premio della Montagna, prima posizione per Ferri della Valerbike, secondo Frius della Monsummanese e terzo Leonard del team Franco Ballerini. Intanto si è formato un terzetto sulla testa della corsa, ma la sensazione è che il gruppo non abbia tanta intenzione di concedere spazio a questo terzetto composto da due atleti del team Coratti e uno della Nihal. Infatti a fare l'andatura è Filippo Quintavalla col dorsale 65 della Nihal Nizzoli Almo con la coppia del team Coratti alle sue spalle, composta da Thomas D'Ambrosi e da Pietro Sterbini. Adesso siamo proprio di fronte alla sede della polisportiva monsummanese. Dicevamo, la sensazione è che non ci sia proprio l'intenzione di lasciare troppo margine a questo terzetto sulla testa della corsa. Certo, due atleti della team Coratti sicuramente hanno un buon accordo, vedremo comunque come si evolverà la situazione. Massimo Capocchi a curare l'informazione insieme ad Adriano Dini ed ecco il gruppo guidato
in egual misura dagli atleti del team Franco Ballerini e della polisportiva monsummanese, con Tommaso Pini in seconda ruota che va a dare il suo contributo. Dicevamo appunto che è praticamente in scia l'avanguardia gruppo nei confronti del terzetto. L'altro atleta che si sta decisamente impegnando è Matteo Perselli del team Franco Ballerini, ma ecco qua che vengono recuperati i tre atleti, e quindi quando siamo circa al 90° chilometro di gara si va a ricompattare la situazione, va a tornare compatto il gruppo. Nuova situazione quando siamo all'incirca appunto al 90° chilometro di gara, ci stiamo avvicinando al secondo traguardo ed ultimo traguardo volante di giornata. Una coppia al comando col dorsale 30 vicini del team Coratti, il vincitore di ieri sempre a Monsumano Terme, e con il dorsale 82 Biancolini della Seanese. Saranno proprio loro due a disputarsi almeno la vittoria di questo traguardo volante, con la vittoria, appunto, ci ripetiamo, di Gianmarco Vicini del team Coratti davanti a Niccolò Biancolini della Seanese. Terza posizione arriva il gruppo a 35 secondi, appunto, all'altezza del traguardo volante, e se la giudicherà Leonardo Giusti dello Stabia Ciclismo. Quindi questi primi due traguardi intermedi messi a disposizione dalla famiglia di Luigi Scrima li abbiamo, come detto, archiviati. Eccolo qua, proprio Giusti che va ad aggiudicarsi la terza posizione all'altezza, dicevamo, del traguardo volante, 35 secondi e il ritardo dell'avanguardia gruppo nei confronti dei due atleti che abbiamo lasciato andare. Proprio in vista del traguardo volante si alza decisamente l'andatura. Ancora Gabriel Garaci, che già ieri abbiamo visto in forma con la terza posizione, sta provando a alzare l'andatura. Adesso siamo al passaggio dalla zona arrivo al suono della campana. Quindi inizia l'ultimo giro per Gianmarco Vicini, l'atleta della Coratti, che è rimasto solo. Evidentemente Biancolini non ce l'ha fatta a tenere il passo, e quindi è rimasto solo l'atleta del team Coratti. Un po' si sta ripetendo quello che è successo 24 ore prima. Vicini era in compagnia di Garacci nella fattispecie, adesso sta provando a continuare nella sua azione. Ha comunque il cambio ruote dietro, quindi questo vuol dire che il suo vantaggio è interessante. Adesso, appunto, al passaggio dalla zona arrivo ne approfitteremo per fare il punto della situazione, per capire i vari distacchi, com'è la situazione alle spalle dell'atleta del team Corati, che sicuramente sta attraversando un ottimo periodo di forma. Il primo che arriva è Biancolini, che ha circa 45 secondi di ritardo da Vicini. L'avanguardia gruppo, che non sembra convintissima, soprattutto grazie alla presenza degli atleti del team Corati che stanno facendo da stopper, transitano a circa 50 secondi di ritardo. Un gruppo che almeno a livello visivo ci sembra sicuramente inferiore nel numero, e inizia per l'ultima volta la salita per Gianmarco Vicini. Sembra sempre buono il passo dell'atleta guidato da quest'oggi da Tarcisio Saccucci. Si alza sui pedali per cercare di frapporre più strada possibile, più tempo possibile tra sé e gli immediati inseguitori. Ovviamente da solo è sicuramente complicato. Ricordiamo che un giro misura qualcosa più di 30 km, quindi dover fare tutti questi chilometri da solo non è semplicissimo. Però, come dicevamo poco fa e come dimostrano anche le nostre immagini, il passo di Gianmarco Vicini non è sicuramente da sottovalutare, considerando anche la prova di solo 24 ore fa, considerando poi l'onda dell'entusiasmo che può avere per aver vinto appunto meno di 24 ore fa. Quindi non è sicuramente da sottovalutare questa azione di Gianmarco Vicini. Ricordiamo l'atleta del team Coratti, che adesso tutto solo si sta avvicinando al Gran Premio della Montagna. L'atleta, appunto, che è seguito anche dal cambio ruote. Cerchiamo eventualmente anche di capire com'è la situazione alle spalle
di questo corridore. Intanto Radio Corsa ci informa che il gruppo per il momento non sta guadagnando poi tanto. È la formazione dell'Italia Nuova adesso che sta provando a prendere in mano la situazione. Sembra decisamente più alta l'andatura sulla testa del gruppo, ancora Vicini solitario al comando, sta ormai per terminare la salita per tutti, ovviamente per Vicini prima e per tutti gli altri dopo. Ovviamente questo passaggio se lo va ad aggiudicare sicuramente Gianmarco Vicini. Adesso vediamo che grazie alla spinta degli atleti dell'Italia Nuova il gruppo va sicuramente e decisamente ad assottigliarsi. Due atleti dell'Italia Nuova da Porto in seconda posizione e potrebbe essere Ori l'altro atleta che sta scandendo il passo, poi è Frius l'atleta della Monsummanese in terza ruota che sta provando a tenere duro, e poi ci sono, mi sembra, un altro atleta del team Coratti, poi potrebbe esserci un altro corridore della Nihal e un altro della Coratti. 5 o 6 i corridori che si stanno formando, ma di fatto anche loro anticipano il grosso del gruppo. Dovrebbe essere Sterbini questo corridore dorsale 27, infatti è Pietro Sterbini del team Corati che va in qualche modo a chiudere questo drappello. Pietro da Porto sta scandendo il passo con Alessio Frius che si mantiene in seconda posizione. È un bel forcing quello di da Porto, e che adesso si sposta per capire com'è la situazione alle sue spalle. E intanto vediamo che Vicini va praticamente ad aggiudicarsi il passaggio sul Gran Premio della Montagna. In tutti i passaggi abbiamo avuto quattro vincitori diversi. Adesso vediamo chi sarà ad aggiudicarsi la seconda e la terza posizione per determinare poi la classifica, a meno che non ci siano dei pari merito. Dicevamo, Gran Premio della Montagna per Vicini, che ha appena passato e sta scendendo, cercando per quanto possibile, essendo nel finale di gara, di recuperare un po' di energie. Alle sue spalle si stanno avvicinando i contrattaccanti. Dicevamo che vedevamo belli attivi gli atleti dell'Italia Nuova a Borgo Panigale, seconda posizione sul Gran Premio della Montagna per Ori, appunto dell'Italia Nuova, e terza posizione per Frius. La classifica del Gran Premio della Montagna vede proprio Elia Ori dell'Italia Nuova in prima posizione con 8 punti, secondo Gianmarco Vicini, che vediamo inquadrato del team Coratti, con 5, e terza posizione per Tommaso Ferri della Vallerbike. Queste le tre posizioni che sono state premiate dall'organizzazione, ovviamente al termine della gara. E seguiamo l'azione di Gianmarco Vicini, perché sta continuando ad avere una portata importante. Alle spalle si è un po' ricompattata la situazione, il ritardo del gruppo è di 45 secondi. 45 secondi quando siamo circa a 112 km di gara, quindi mancano ancora una quindicina di chilometri alla conclusione. Adesso è nuovamente la formazione del team Franco Ballerini che si è portata a fare l'andatura, la sua ruota a far da stop per gli atleti della team Coratti, e poi abbiamo riconosciuto anche maglie della Valdarno a far buona guardia, a cercare di dare il loro contributo. Dicevamo all'ultimo rilevamento tempi 45 secondi il vantaggio di Gianmarco Vicini nei confronti del gruppo compatto, o almeno una prima parte, perché questo è un primo gruppo. Poi un pochino più indietro, decisamente ormai possiamo dire tagliato fuori da giochi, quello che viene considerato il gruppo presidente di giuria. Ma con le immagini ci riportiamo giustamente sul protagonista, almeno fino a questo momento, perché quando siamo vicini ormai al 120° chilometro di gara sta per esaurirsi l'azione di Gianmarco Vicini, al quale però va fatto un grandissimo applauso, perché vincitore 24 ore fa, non ha pagato da questo risultato, ci ha provato anche in questo secondo trofeo Marino Romani, secondo Memorial.
Luigi, scrima, e proprio adesso con le nostre telecamere stiamo riprendendo l'esatto momento in cui viene ripreso il fuggitivo, viene ripreso l'atleta del team Coratti, un attimo di rilassamento e in contropiede ci prova, così come 24 ore fa, da Porto. Il più lesto a riportarsi sulla sua ruota è Filippo Quintavalla della Nihal. Bello scatto quello di Pietro da Porto, l'atleta dell'Italia Nuova Borgo Panigale, che ha sfruttato forse un attimo di indecisione, un attimo di rilassamento del gruppo perché stavano recuperando vicini e quindi stavano un po' valutando il da farsi. Ha piazzato una bella botta Pietro da Porto con Quintavalla che probabilmente ha subodorato il pericolo e quindi è stato molto lesto e intelligente a riportarsi sulla sua ruota. Quindi a breve si potrebbe formare una coppia sulla testa della corsa, anche se i distacchi continuano ad essere decisamente piccoli, decisamente minimi, quindi anche per noi comincia a essere un po' difficile potervela riportare bene perché non vogliamo sicuramente falsare la gara, però ci sembra giusto tornare con le nostre telecamere sulla battistrada su da Porto, l'atleta dell'Italia Nuova Borgo Panigale secondo ieri nello sprint a due proprio con Vicini che è stato ripreso poco fa, e questo invece, e quindi stiamo seguendo l'atleta dell'Emilia Romagna, dell'Italia Nuova, Pietro da Porto. Alle sue spalle ci sembra di vedere più di un atleta, quindi forse o Quintavalla è stato recuperato dal gruppo o qualche altro corridore si è riportato sull'atleta della Nihal. Ecco qua che adesso affronta questa curva sulla sinistra Pietro da Porto, che insiste nella sua azione. Siamo ormai nelle fasi caldissime di gara, siamo a meno di 10, ecco qua, 5 km dalla conclusione, anche in questa seconda giornata di gara della 2 giorni in ciclistica di Monsummano Terme. Ricordiamo la gara organizzata dalla Polisportiva Monsumanese, finale incertissimo, ed è rientrato sì un atleta su Quintavalla ed è un suo compagno di squadra, è Giacomo Tagliavini della Nihal. Quindi due atleti della Nihal Nizzoli che stanno provando a recuperare Pietro da Porto. Quindi quando siamo a meno di 5 km dalla conclusione si potrebbe formare un terzetto sulla testa della corsa. È praticamente ormai certo perché è praticamente ormai avvenuto il ricongiungimento, sicuramente energie nuove per da Porto. Poi a poter avere due atleti della stessa squadra gli potrebbero anche permettere in qualche modo di rifiatare, di sfruttare il lavoro degli atleti della Nihal Nizzoli Almo, anche se, come detto, ormai siamo nelle fasi conclusive, non si può stare a fare troppi calcoli. 4 km alla conclusione, 4 km alla conclusione, proprio adesso avviene il ricongiungimento sulla testa della corsa. E alle spalle è il team Franco Ballerini che sta capendo il pericolo, sta capendo che non si può sottovalutare questa azione, ma c'è un compagno di d'apporto che fa da stopper, e quindi vedremo chi in qualche modo vorrà prendersi la briga di organizzare l'inseguimento. Anche il team Coratti, una volta che è stato annullato il tentativo di Vicini, deve inventarsi qualcosa, ma molto attenti gli atleti dell'Italia Nuova e della Nihal a fare da stopper. 3 km alla conclusione per i tre atleti al comando e sono 12 i secondi di vantaggio per questi atleti che vediamo inquadrati nei confronti del gruppo. È veramente incertissimo questo finale, non si può stare a fare troppi calcoli. Da Porto dà tutto quello che ha, adesso si mette in terza posizione Tagliavini con Quintavalla che può fare la sua azione. Cambi rapidi ma regolari su questo terzetto quando ormai siamo in vista dei 2 km alla conclusione. Avendo la doppia telecamera abbiamo la possibilità di seguire un po' di più anche l'azione il più possibile fino all'avvicinamento dalla zona di arrivo. Adesso è Tagliavini che sta facendo il suo turno. Dicevamo per da Porto una situazione semplice e difficile allo stesso tempo, perché è nella morsa dei due atleti della Nihal Nizzoli, però allo stesso tempo può sfruttare questo lavoro.
Sicuramente anche da Porto sta attraversando un buon periodo di forma, se no non sarebbe arrivato secondo il giorno precedente, e quindi vediamo ormai quando ci stiamo avvicinando alla conclusione. A breve dovremo anche vedere un altro chilometrico che ci informa di quanto manca. Eccolo qua, infatti, 2 chilometri alla conclusione. Dicevamo, il grande lavoro da parte dell'organizzazione, e ovviamente anche i cartelli fanno parte di questo. Anche i ragazzi adesso si informano sul loro vantaggio, perché il gruppo sta rosicchiando. 10 secondi sta diminuendo il margine dei 3 atleti al comando. Rapido, occhiata alle spalle, ci sembra di non aver visto niente, ma è stata veramente una cosa velocissima, quindi potrebbe esserci già le avvisaglie dei contrattaccanti. Quindi vedremo quando siamo ormai alla conclusione se sarà una volata a ranghi ristretti seppur compatti, o se il secondo trofeo Marino Romani, secondo Memorial Luigi Scrima, sarà un affare a 3. Continuiamo a seguire a debita distanza il terzetto al comando, Pietro D'Apporto di Terranova in prima posizione, seguito dalla coppia della Nial Nizzoli Almo, Filippo Quintavalla, dorsale 65, dorsale 68 per Giacomo Tagliavini. Continuano a voltarsi perché sanno che si stanno avvicinando, quindi non è il momento di fare calcoli, è solo il momento di provare a mettere più strada possibile tra questi atleti e coloro che stanno inseguendo. Ha provato un mezzo scatto, ci è parso Filippo Quintavalla, ma D'Apporto non ha concesso spazio. D'Apporto non fa che voltarsi perché deve capire quello che succede dietro e quello che fanno quelli che sono insieme a lui. Ma sembra ormai fatta per i 3 atleti, e quindi siamo ormai nell'ingresso di Piazza Giusti, e sarà un epilogo a 3. Vedremo quello che sarà l'epilogo finale. È sempre D'Apporto che prende la volata di testa, ma sta arrivando anche il gruppo proprio alle spalle, un testa a testa, ma è Tagliavini che va a primeggiare davanti a D'Apporto. Terza posizione per Filippo Quintavalla, poi Militello va ad anticipare il gruppo in quarta posizione, quinto Tassi del team Coratti, sesto Cipollini della Fosco Bessi, settimo Staccioli dello Stabia Ciclismo, ottavo Di Felice della Seanese, nono Maioli del team Franco Ballerini e decimo Giusti dello Stabia Ciclismo. Questo è il secondo atto della 2 giorni di Monsummano Terme. Andiamo a sentire le interviste di tutti i protagonisti. Giacomo Tagliavini, un testa a testa con D'Apporto serratissimo, hai avuto la meglio, ottimo il vostro lavoro di squadra oggi. Sì, oggi è andato tutto bene, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo chiuso sulle fughe e in fondo è andata anche bene perché Pietro è stato forte, però ripaga il lavoro che abbiamo fatto oggi e anche gli altri giorni. Oggi una gara vostra condotta sempre da protagonisti, in ogni azione c'eravate sempre comunque. Sì, a parte quando è andato via il ragazzo del team Coratti, il resto c'eravamo sempre a chiudere, a stare lì davanti attenti. Pietro D'Apporto, un secondo posto che forse oggi ti va un po' più stretto rispetto a ieri. Direi proprio di sì. Dopo il secondo posto di ieri, oggi ho provato a dare tutto. Gli ultimi 5 km eravamo un gruppetto di una ventina, ci ho provato in contropiede, sono andato via da solo, poi sono rientrati due ragazzi della Nial, siamo arrivati alla volata, l'ho presa in testa, non troppo lunga, però alla fine mi hanno passato anche stavolta. Quando hai visto arrivare due atleti della stessa squadra, cosa hai pensato? Ho pensato, da un lato mi avrebbero dato una mano in più, però dall'altro sapevo che sarebbe stato duro perché avrebbero lavorato di squadra e un po' mi dispiace. Filippo Quintavalla, ottima conclusione del lavoro di squadra, un terzo posto che però ripaga il grande lavoro. Sì, ripaga l'ottimo lavoro, anche perché un ringraziamento va fatto a Luca Tarabini della nostra squadra che ha chiuso la fuga dell'ultimo giro. E niente, ci siamo trovati in due in fuga con una fuga portata via D'Apporto e poi è stata conclusa nei migliori dei modi con una grandissima vittoria. Katia Romani, figlia di Marino, oggi una giornata, la seconda per ricordare la memoria del padre, una figura cara alla Polisportiva Monsummanese ma anche a tutta Monsummano. Sì, ringrazio fondamentalmente Alessio Giusfredi perché ha organizzato queste gare, 2 giorni molto importanti per tutto il paese di Monsummano, e sono felicissima di ricordare mio padre, che era una persona amata e rispettata in tutto il paese, e grazie a lui, Alessio e a tutti i ragazzi che hanno vissuto questo giorno,
Sono felice e ringrazio di nuovamente tutti. Buona giornata. Simona De Caro, primo cittadino di Monsumano Terme, anche oggi si è seguito a tutta la gara, anche un po' più lunga in questa giornata, però vediamo la soddisfazione sul suo volto. Sì, veramente è stato bellissimo, entusiasmante, poi il fatto che abbia voluto ripetere l'esperienza di ieri la dice lunga, e oggi è stato un percorso insomma anche molto interessante perché abbiamo toccato anche Montecatini, Pieve, Serravalle, quindi è stato veramente bello, emozionante, e io ripeto che gli organizzatori sono stati fantastici, proprio e vederlo dalla macchina ti rendi conto della perfetta organizzazione della polisportiva monsumanese. Ciliegina sulla torta, forse inaspettato, un premio anche per lei da parte del comitato regionale pistoiese. Sì, veramente assolutamente inaspettato, tanto inaspettato quanto però mi ha reso veramente felice. Io non credo di aver fatto tanto, ma insomma credo che sia tanto importante per gli organizzatori sentire la vicinanza di un'amministrazione e sapere anche che l'amministrazione riconosce il loro valore, il valore dei volontari, il valore delle associazioni sportive, quindi niente, grazie davvero. Alessandro Beccherucci, presidente del comitato provinciale pistoiese, una due giorni che dà lustro al vostro territorio, però come comitato ci avete tenuto a premiare sia la società organizzatrice che l'amministrazione comunale. Quando un sindaco è così presente a tutte le manifestazioni che vengono fatte, era un dovere del comitato, un dovere mio personale e un piccolo segno di riconoscimento a questa persona che secondo me è determinante per tutto quello che viene fatto in questo paese. Poi, come faceva a non primare Alessio, per l'amor di Dio, due giorni così completi, due manifestazioni così belle, con un bel risultato, ancorché purtroppo nostri non ce ne sono, vabbè, nei primi 10, va bene. Comunque due bellissime giornate. Complimenti a tutti, complimenti a voi anche per le riprese e speriamo che il prossimo anno ci diano ancora queste belle soddisfazioni di due giorni di bel ciclismo. Antonella Scrima, vicepresidente della polisportiva monsummanese, oggi una giornata particolare perché in questa giornata si ricordava anche il padre di Antonella, una due giorni molto impegnativa per la società, ma sia il comitato regionale provinciale che comunque l'amministrazione comunale vi ha fatto i complimenti per l'organizzazione. Sì, una giornata particolarmente oggi intensa anche di emozioni per me, per ricordare il mio babbo, però sicuramente una grande soddisfazione nel vedere questa due giorni andata bene e direi ce l'abbiamo fatta, organizzata, ci siamo migliorati dall'anno scorso, sicuramente dovremo ancora migliorare cose per l'anno prossimo, ci saremo e la vicinanza delle istituzioni sia del comitato provinciale ma anche della presenza delle istituzioni, quindi del sindaco, dell'assessore che è dovuto andare via, ci ha sinceramente proprio resi felici e orgogliosi di poter mettere in piedi e di essere apprezzati per quello che stiamo facendo, i sacrifici che si fanno e si portano avanti. Avete detto dopo l'anno scorso ci siamo migliorati, avete anche raddoppiato l'impegno. Per il prossimo anno cosa dobbiamo aspettarci? Una tre giorni? No? Magari potremmo anche pensare a una tre giorni, perché no? Qualcosa di diverso ma comunque impegnativo sempre e atto a promuovere quello che è il ciclismo giovanile nella nostra regione, soprattutto qui a Monsumano Terme che ci affianca comunque. Visto che il supporto dell'amministrazione non manca, proveremo a fare ancora meglio.